sì, perché sono voluto. Questa qua, questa qua, FAO. Aspetta che proviamo. Vedi? Questa sto io. Questa sto io. No, e adesso vediamo un attimo. Io sto sul palco. Prova, prova, prova. Prova. Vada a Purban, Tonini. Hai capito, Tonini? Vada a Purban. Ci sentiamo in cuffia. Prova, prova. Prova. Questa qui, prova. Sì, bravo. Ok. Io anche. Ok? Grazie. Allora, c'è un problema. Sì, sì. Massimo, facci tu, Massimo, sì. Ecco, io vado qui, guarda. Un attimo, se la prendo, no, devo spostare il cavalletto, un secondo, eh. Io sto qua, mi devo spostare col cavalletto. Maurizio! Maurizio! Mi senti? Allora, io non. Ma mi devo spostare io, Luigi! Mi sta a spostare con la camera qui! Basso di solito. No, mi avvicino tutto. Io ho no, il problema è che poi io ho il tempo di mettere un casino. Devo spostare il cavalletto, devo andare e concludo, perché mi ha fatto spostare per fare la bandiera del palazzo. Io non posso fare questo. No, non mi sono rimessa al centro. Non posso fare dalla qua. No, la devi fare Massimo, come faccio a tornare io? Massimo la devi fare tu. Ma vi rendete conto che questo sta qua? Che mi sposto col cavalletto? Vado sulla bandiera. Prova, prova. Dobbiamo fare una prova dei bianchi, ok? Adesso do il direttore della fotografia. Marco! Andrea, Marco! Sì. Ah, ci provo. Senti un attimo, fai una prova dei bianchi con loro, dai. Ok, allora facciamo tutto quello il piazzato, quello veritiero, facciamo tutti i bianchi, però dopo no. Non parlare qui, c'è dell'ambiente. Usate. Attenzione, perché ci hanno già detto a tutti con le mascherine ben messe. Allora, una cosa, se vuoi mangiare un po' di acqua, perché ho già fatto un po' di mattina, un po' di notte. Ok, questa è la luce. Mauri, questa è la luce.
ci hanno acceso tutto, quindi questa è la luce. Fatti i diaframmi, fatto tutto, no, faccio un attimo. Questa è la luce finale. Va bene, grazie. Allora io sto là, come facciano tutti? Faccio largo a spinti, almeno per i presenti, poi. Ok, grazie. Ci siete ragazzi? Io sì. A posto, ma intanto già l'avevamo fatto prima. Dai, c'hai col bianco? Niente, chi ti sta attorno, vedi un attimo perché siamo in ambiente. Non c'è dubbio. Ma visto che io sto. Thank you.
time. With your fist in my face. Tired and with the bitterest taste. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening, buonasera, e grazie di essere qui con noi. We are gathered outside the headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations to witness the inauguration of a video mapping show that marks FAO's 75th anniversary today. And World Food Day. This evening's event is being broadcast live on FAO website and on social media channels. Siamo qui, di fronte alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, per celebrare insieme la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. È un compleanno speciale, il 75esimo anniversario dalla nascita della FAO. Siamo onorati di avere con noi questa sera. We are honored to have with us this evening the Director General of FAO, Dr. Chu Donghyun, Italy's Vice Minister, Italy's Vice Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Her Excellency Emanuela Del Rey.
the Minister for Agriculture, Food and Forestry Policies, Her Excellency Teresa Bellanova. And the Mayor of Roma Capitale, la Sindaca Virginia Raggi. Also joining us this evening, representing our 194 members, are the independent chairperson of the FAO's Council, Mr. Maple, and the chair people of the Program, Finance, Constitutional and Legal Matters Committees. Invito ora il direttore generale della FAO a darci il benvenuto. I would like to invite FAO's Director General to say a few words. Direttore generale. We'll now hear from her by Her Excellency Vice Minister Emanuela Del Re. Grazie, innanzitutto vorrei salutare il nostro direttore Chu, la ministra Bellanova, la sindaca Raggi e naturalmente voi tutti, amiche ed amici che siete qui riuniti. Vi pregherei soltanto un secondo di girarvi proprio in questo momento a guardare questo bellissimo quadro che si è magicamente manifestato sul palazzo della FAO. Trovo che sia una installazione straordinaria che veramente rende la grande emozione che questo anno in cui si festeggia il 75esimo anniversario della FAO ovviamente ci dà. L'Italia è assolutamente orgogliosa di ospitare la FAO e il programma alimentare mondiale, il World Food Program, che tra l'altro quest'anno ha vinto il premio Nobel con grandissima nostra gioia. Come io ho scritto più volte, c'è un pezzetto d'Italia in questi grandissimi risultati, perché ospitiamo appunto il polo romano dedicato in particolare all'agricoltura e soprattutto al grandissimo scopo di sconfiggere i problemi legati alla fame nel mondo. L'Italia è orgogliosa di questo percorso, veramente orgogliosa. L'Italia è al fianco della FAO da sempre, al fianco delle organizzazioni internazionali. Insieme abbiamo grandi obiettivi, insieme abbiamo realizzato progetti che vanno proprio nello spirito di questo legame, come per esempio la Food Coalition, che io devo dire la verità, ringrazio la grande sensibilità del direttore Chu per averla sostenuta, che è diventata sinceramente in questo momento tragico che il momento storico ci impone di naturalmente riflettere, di creare delle strategie veramente efficaci per un futuro sostenibile, è diventata una strategia molto importante per pensare a come fare in modo che il benessere non sia un fatto esclusivo di una parte del mondo, ma che sia di tutti. Quindi io voglio dire che l'Italia, proprio nella sua stessa natura, è forse il primo paese veramente che lavora su questo tema dell'agricoltura e della grave malattia della fame, e nell'agenda 2030 naturalmente questo è rispecchiato pienamente, e quindi è chiaro che questa celebrazione di oggi è un po' anche la nostra celebrazione. E quindi io ringrazio moltissimo il direttore Chu per aver organizzato questa manifestazione che ha un senso veramente di comunità per tutti, per i cittadini,
e credo fortemente che questo modo di intendere il rapporto tra l'Italia e la FAO, le organizzazioni internazionali che noi ospitiamo, sia quello più saggio e quello più lungimirante, proprio per darci un obiettivo a lungo termine che porti a dei risultati veramente sostenibili e che porti soprattutto veramente a sconfiggere i grandi mali dell'umanità come la fame e i problemi legati all'agricoltura, e soprattutto cerchi di trovare delle metodologie veramente efficaci soprattutto per le nuove generazioni. Grazie. Grazie Vice Ministra. Her Excellency Minister Teresa Bellanova will also say a few words for us. Grazie. Mi associo alle parole del direttore della FAO e alla collega Del Re per celebrare questo importantissimo anniversario. 75 anni di lotta alla fame nel mondo e per il diritto al cibo sono un risultato importantissimo, sono motivo di orgoglio per la comunità internazionale, ma sono anche lo stimolo per fare di più e per fare meglio. Il Covid-19 ha messo i paesi occidentali di fronte alla necessità di valutare quanto la sicurezza alimentare è priorità assoluta. In Italia il diritto al cibo per le fasce più vulnerabili, per gli ultimi, per le persone anziane, ma anche per tante coppie giovani e con figli piccolissimi, è garantito dal fondo che abbiamo voluto finanziare con 300 milioni di euro, il cosiddetto fondo indigenti, che gestiamo con l'aiuto e il sostegno del volontariato laico e cattolico, al quale non smetteremo mai di dire grazie. Noi vogliamo che questo fondo diventi anche parte della strategia europea e voglio portare questi temi al centro dell'agenda del G20 dell'agricoltura che presideremo come Italia il prossimo anno. Questo è un impegno concreto che assumo qui con voi, perché i temi della fame, i temi del diritto al cibo, della sicurezza alimentare devono innervare le politiche italiane e della comunità internazionale. Ovviamente la FAO resta attore cruciale per vincere questa battaglia, per arrivare a fame zero come l'obiettivo che portiamo avanti, e per fare questo c'è bisogno di un rinnovato impegno di tutti e di tutte, e su questo io credo che noi stasera ci diamo un affidamento reciproco. Grazie. Molte grazie Ministra. Rome has been home to FAO for almost 7 decades. La FAO è nel cuore di Roma da oltre 70 anni. Roma è la casa della FAO. So now we'll hear from the mayor of Roma Capitale, la sindaca Virginia Raggi. Buonasera a tutti. Permettetemi di salutare e ringraziare il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, Chu Dong-yu, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, il vice ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Del Re, il presidente del consiglio della FAO Khalid Mbob e tutti i presenti. Permettetemi di ringraziare e di essere onorata di rappresentare la città di Roma in un momento così importante. Celebrare la giornata dell'alimentazione, che cade peraltro nel 75esimo anniversario della FAO, è un momento importante. Un momento importante perché ci ricorda quali sono i nostri impegni fondamentali e inderogabili, soprattutto in un momento, come è stato detto, della pandemia, che ci ha messo davanti ad alcune verità non più rinviabili, non più non conoscibili. La consapevolezza che abbiamo oggi sulla necessità del diritto al cibo, della sicurezza alimentare, è diventata tanto più urgente quanto più abbiamo capito che la pandemia purtroppo ha radicato ulteriormente le differenze e le divergenze
tra la popolazione, tra le persone ricche e le persone povere, e non solo a livello dei paesi, di quelli che sono definiti i paesi più ricchi e i paesi più poveri, ma anche all'interno delle singole città. Roma Capitale sta lavorando a un grande piano sul food e l'agriculture, e allo stesso tempo sta facendo un lavoro molto diretto sui singoli cittadini, perché la consapevolezza di ciascuno di noi è fondamentale per riuscire ad attuare delle azioni anche concrete che portino progressivamente al raggiungimento dell'obiettivo fame zero, che portino alla progressiva riduzione dello spreco alimentare e alla consapevolezza di quanto le risorse della nostra agricoltura siano fondamentali per combattere le disuguaglianze. Lasciatemi dire che durante la pandemia, chiaramente oltre al dramma sanitario, si sono acuite queste differenze, ma la popolazione di Roma e la comunità di Roma ha riscoperto una grande solidarietà che ha permesso ad esempio a tante persone più fortunate di contribuire volontariamente e supportare le persone più fragili, quelle che durante la pandemia sono rimaste indietro, sia attraverso donazioni volontarie sia attraverso la contribuzione a quelli che sono stati per noi dei punti importanti, che sono i mercati sociali, luoghi nei quali le persone più povere possono andare a fare la spesa senza pagare ma solamente con una card, e riescono con questo gesto di grande dignità, che non prevede di ricevere buoni o pacchi direttamente a casa, ma consente di scegliere, consente di fare un'azione normale, quotidiana, che facciamo tutti noi, come quella di fare la spesa, di continuare a farla grazie al supporto dell'amministrazione e al supporto delle persone più fortunate che decidono appunto di donare a questi mercati. Allora è con l'unione di ciascuno di noi, come tante piccole gocce nel mare, noi riusciamo davvero a cambiare il futuro di questa città, il futuro del nostro paese e il futuro per quanto riguarda la sostenibilità alimentare e il diritto al cibo del mondo. Però dobbiamo farlo insieme. Grazie. Grazie a lei, sindaca. Prima di dare il via al video mapping, vi ricordo che lo spettacolo continua fra poco davanti al Colosseo e prosegue qui in Viale Aventino fino a domenica sera. Before the video mapping begins, I would like to remind everyone that this distinguished delegation will move to the iconic Colosseum for the second part of the show. So please also join us there, in person or virtually. For now, let us illuminate FAO to mark 75 years of the organization and the World Food Day. Thank you all. Grazie a tutti e buona visione. Anto.
dream is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy. It's the beginning of a great world plan which will put common sense into the affairs of men. A plan which will put politics and economics on the road to world prosperity and world peace. Grazie a tutti. Thank you.
Sono loro? Out of building. Yes, not yes. Only in building. Yes, of course. You said one day. Yeah. Everything. Yes. Yes. Only the show, also you. It's in the way. Thank you.
كان والدي دائما الابتسام وكان يعمل راعيا للماشية. لقد علمني أن الغذاء هو سبيل السعادة. Porque los caminos que recorremos se entrelazan, dando vida a una infinita variedad de historias. Les poissons que je pêche chaque jour, on ne les trouve que dans ces eaux. 我们生产粮食，滋养生命。 E noi dobbiamo nutrire il mondo. It's time to take action. We all have a role to play. Давайте добьемся лучшего в жизни и в обществе повсюду. We need a food system that sustains lives, the planet, and protects its workers. لأن مصيرنا واحد، أفعالنا هي مستقبلنا. Se vuole parlare c'è il microfono. Thank you.
Thank you.
كان والدي دائما الابتسام وكان يعمل راعيا للماشية. لقد علمني أن الغذاء هو سبيل السعادة. Porque los caminos que recorremos se entrelazan, dando vida a una infinita variedad de historias. Les poissons que je pêche chaque jour, on ne les trouve que dans ces eaux. 我们生产粮食，滋养生命。 E noi dobbiamo nutrire il mondo. It's time to take action. We all have a role to play. Давайте добьемся лучшего в жизни и в обществе повсюду. We need a food system that sustains lives, the planet, and protects its workers. لأن مصيرنا واحد، أفعالنا هي مستقبلنا. كان والدي دائما الابتسام وكان يعمل راعيا للماشية. لقد علمني أن الغذاء هو سبيل السعادة. Porque los caminos que recorremos se entrelazan, dando vida a una infinita variedad de historias. Les poissons que je pêche chaque jour, on ne les trouve que dans ces eaux. 我们生产粮食，滋养生命。 E noi dobbiamo nutrire il mondo. It's time to take action. We all have a role to play. Давайте добьемся лучшего в жизни и в обществе повсюду. We need a food system that sustains lives, the planet, and protects its workers. لأن مصيرنا واحد، أفعالنا هي مستقبلنا. Thank you.
كان والدي دائم الابتسام وكان يعمل راعياً للماشية. لقد علمني أن الغذاء هو سبيل السعادة. Porque los caminos que recorremos se entrelazan, dando vida a una infinita variedad de historias. Les poissons que je pêche chaque jour, on ne les trouve que dans ces eaux. 我们生产粮食，滋养生命。 E noi dobbiamo nutrire il mondo. It's time to take action. We all have a role to play. Давайте добьемся лучшего в жизни и в обществе повсюду. We need a food system that sustains lives, the planet, and protects its workers. لأن مصيرنا واحد، أفعالنا هي مستقبلنا.